Siamo alla Mondadori di Nocera Inferiore con Ciro Cucurullo, che sta per presentare il suo libro d'esordio, Racconto di Primavera, edizione Intrecci. Tommaso Cimmino, che è il protagonista del tuo romanzo, ci vuoi dire qualcosa di questo personaggio e della sua storia d'amore? Sì, insomma, innanzitutto è una storia d'amore che parte dalla fine, ovvero da una storia d'amore finita, e il romanzo, il racconto, parte appunto da questa voglia di Tommaso di recuperare l'amore perduto, e quindi parte dalla provincia di Napoli fino a Firenze, dove risiede ovviamente la sua Beatrice, di nome e di fatto in questo caso. E dunque il romanzo si presta a diverse interpretazioni, nel senso che non è solo un romanzo sentimentale, ma è un romanzo di formazione, anche un viaggio percorso, un viaggio dalle diverse sfumature, sia più liete che più amare, ecco, un viaggio agrodolce. È un viaggio tutto da scoprire, insomma. C'è tanto, non è solo. C'è tanto amore, inteso come analisi del fenomeno sentimentale, ma più in generale c'è un'analisi sulla vita e su come un ragazzo può interpretarla e su come un ragazzo può interpretare e assorbire quella che è la caducità delle cose, che credo sia il sottotesto più importante. Quanto l'amore può fare conoscere degli aspetti di noi stessi che non abbiamo ancora praticato? Quindi tu, un po' ascoltando le tue parole, mi viene in mente proprio questo: un sentimento forte come l'amore può incidere, o meglio, può consentirci questo viaggio, che è un viaggio non in solitaria, ma che comunque ci porta dentro noi stessi. Sì, mi piace molto questa domanda, ed è anche sicuramente un viaggio in solitaria, perché nell'arco temporale di questi giorni Tommaso vive tanti momenti di solitudine, anche profonda. Per quanto riguarda la domanda, l'amore sicuramente ci consente di scoprire una nuova forma di noi, perché credo che il filtro amoroso di per sé cambi gli individui. Quindi senza ombra di dubbio ci consente di scoprirci di più, scoprirci ancora sotto diverse luci, ecco. Non solo migliori, possiamo, insomma, ne abbiamo diversi esempi di come l'amore risulti essere al giorno d'oggi un'arma un po' a doppio taglio. Quindi talvolta, per fortuna nella maggior parte dei casi, è un filtro positivo, ci consente di mostrare la parte migliore di noi. E tanti film, mi viene in mente Qualcosa è cambiato, lo affermano, ed è un concetto che sicuramente riprendo, soprattutto per quanto riguarda l'impegno, lo stimolo alla vita che può dare l'amore, e quindi lo stimolo alla ricerca, analizzando a livello collettivo quello che l'amore può fare all'essere umano. Insomma, può anche mostrare dei lati oscuri, e a questo proposito mi piace fare una sorta di valutazione sul racconto di Primavera, nel senso che è un romanzo su un vinto dell'amore e sugli effetti negativi che sicuramente la perdita dell'amore può dare, ma c'è dignità anche nella sconfitta, e soprattutto deve esserci rispetto anche nella sconfitta. E credo che questo, in questi tempi un po' folli, sinceramente, sia importante ricordarlo, che la forma di amore è più pure il rispetto dell'altra persona, ed è anche il rispetto dell'eventuale fine dell'amore. Attraverso il tuo protagonista, Tommaso, tu tocchi anche altri temi importanti: l'amicizia, il dolore, anche lo spaesamento e la disillusione, un po' quello che dicevi tu prima, questi anni li hai definiti un po' folli, e io concordo con te. In che modo hai declinato questi sentimenti, queste esperienze che appartengono alla vita di tutti quanti noi? È in un modo molto naturale, perché ho scritto questo romanzo in modo molto naturale, molto spontaneo. Quasi all'inizio non volevo considerarlo un libro, ma volevo considerarlo un'esperienza di scrittura. Quindi in modo molto naturale, come si affrontano alcuni temi quando si è giovani, ecco.
Un vecchio film diceva: siamo tutti in crisi a 25 anni. E quindi lo è anche Tommaso. E quando si affrontano le crisi si scoprono cose e poi, ecco, si affrontano e si superano. Quindi il tema dell'amicizia, che è molto forte, è un tema che anche in questo caso viene affrontato in modo agrodolce, perché l'amicizia è veramente polvere esplosiva, nel senso che è tanto piacevole averla quanto doloroso non averla. E quindi amicizia e solitudine, che permea, è un sottostrato importante del romanzo, vengono affrontati con la naturalezza e lo spaesamento con i quali noi affrontiamo la vita di ogni giorno, cercando di comprenderla, cercando di capirla, non sempre la capiamo, e cercando di affrontarla come meglio si può. Sicuramente in merito soprattutto alla solitudine e all'amicizia, che abbiamo più volte citato in questi frangenti, non c'è morale, perché almeno la mia intenzione era quella di non fare alcuna morale, semplicemente Raccontare. raccontare e offrire un punto di vista spassionato e sincero. Ti faccio un'ultima domanda, anche se con te è molto piacevole interloquire, quindi mi tratterrei per lungo, ma i tempi tecnici sono sempre quelli. Lusingato. Sei un ragazzo di 26 anni e ti sei approcciato alla scrittura. Ascoltandoti si percepisce chiaramente che sei una persona anche molto riflessiva, cioè pensi molto alle cose, giusto che Assolutamente, sia così. Ti senti in solitudine rispetto alla tua generazione oppure ti senti in compagnia? Cioè, tra i tuoi amici sono tutti così? O sei un po' una mosca bianca come tante altre? Però cosa ti senti di dire dal tuo osservatorio di 26enne? Perché noi siamo sempre abituati a fare noi considerazioni dall'esterno. Tu cosa pensi invece della tua generazione? È una bella domanda. Ti rispondo in due fasi. Personalmente, non tutti i miei amici, ora sorrido pensandoli, amici e amiche, sono come me, per fortuna direi, e per sfortuna per certi versi, insomma, non so. Però non sono come me ed è importante, perché è importante il confronto, è importante essere stimolati anche da punti di vista diversi che magari Certo. non comprendiamo appieno. Però è bello sempre il confronto è vita, è formativo, quindi amo avere amici che hanno un modo di pensare diverso dal mio, un processo formativo verso l'irraggiungibile maturità completamente diverso dal mio e che la pensano in modo diverso da me, quindi è molto stimolante. Questo è per quanto riguarda il percorso personale, e riguardando il racconto di primavera, è sempre una fortuna avere degli amici, quindi me li tengo ben stretti coloro che considero amici. In linea generale, sì, per certi versi mi considero una mosca bianca e ne vedo tante attorno a me, e forse la scrittura può essere uno strumento di connessione di mosche bianche per certi versi. Quindi, per rispondere alla tua domanda, che ho preso un po' alla larga, mi sento in compagnia nella solitudine, ecco, nella solitudine di ognuno di noi, a volte nella connessione tra solitudini, ecco, si sta insieme. Hai ragione perché poi la scrittura è in solitaria, però poi diventa condivisione, quindi è giusta la tua osservazione. Ciro, facci vedere il Sì, libro, certo. inquadriamolo, così dobbiamo anche promuoverlo come è giusto che Mi sia. sembra giusto. Ciro Cucurullo, racconto di primavera, Intreccio Edizioni. In bocca al lupo e ascoltiamo adesso la tua Grazie mille. presentazione. Grazie, gentile.